Rieccoci smanettoni con un nuovo episodio di What If Hack. Come al solito con me ATC e l'hack di oggi che vi presento è Paumon Blue Version. Un hack di Pokémon Oro del 2004 da parte del gruppo Heavy Hacks. Sì, il gruppo che ha fatto What the Fuck Talking Cactus, per intenderci, un gruppo di hack attivo nell'inizio e metà 2000, che poi è andato in pensione. Però accingiamoci a vedere questa hack molto cambiata. Come potete vedere, è cambiato tutto, la tile screen e le textbox. Wow! Sì, devo aggiungere l'ora, come al solito. Bella palette, devo dire. Prometto bene, stack. A voi no? Vediamo. Chi sei tu? Ciao, sono Dr. Poyne. E io ricerco nel campo delle biologie Paumon. Questo è il mio primo anno, ebbene, e questo mondo è abitato dai Paumon, non dai Pokémon, dai Paumon. Veramente? Quindi ci sono tutti Fakemon? Oh, si andava di moda all'epoca di Oro Argento fare hack solo con Fakemon, nel tentativo di fare completamente delle nuove versioni. Wow, che fico personaggio, sembra quasi una versione molto ganza di Goku, e la chiamerò così, Bluto! Visto che questa è la versione blu, ma è brutto. Oh wow, che introduzione. Oh wow, i tileset. Molto buoni, molto buona per un hack del 2004, ma veramente molto buona. Cioè, vogliamo mettere in comparazione Pokémon Mewtwo Wars, quella ciofeca là, del ottavo episodio con questa? O era il settimo? Ah, in ogni caso, oh wow, ho ricevuto un telefono. Quando all'epoca non esistevano ancora quei touch con cui vi fappavate. Oh sì, all'epoca c'erano ancora quei Nokia e Motorola, quelli ancora con lo schermo monocolore. Ah, bei tempi, sapeste quant'era bello un tempo darle senza aspettarsi il toxoplasmosi. Mannaggia la paglia del bambinello. Oh vabbè, dai. Ma perché fa il giro al tavolo per uscire così? Non lo so, però ci sono degli script personalizzati. Computer nuovo dentro la camera. Wow! A questa hack potrei anche dare tranquillamente 9.0 fino ad ora. Wow, che tileset. Però prima di dare giudizi affrettati, perché non guardi il border block è sbagliato? Si poteva evitare. Sì. Beh, vediamo allora che cosa gli serve questa libreria. Che cosa? Ah, sì. Hello, Bluto, listen. Sì, proprio. Buona questa costata. Ad ogni modo, mi sono ridotto a dover registrare durante il pranzo per via di schedulistiche di tempo che sono ovviamente in grave conflitto, perché purtroppo adesso sono un bel po' impegnato con questioni più urgenti. Che roba! C'era la freccetta della textbox in fuori in mezzo al nulla. Ho ricevuto un caraba! Un nuvolair. Nuvolair. Che cosa? Wow, bella. E io lo ti chiamo così. Flaborto! Per chi avesse visto la serie di Pokémon Molten, sa benissimo di cosa parlo. Oh, bene, ecco l'episodio. Wow. Anche lo script qua è personalizzato, è diverso da quello originale. Wow. Beh, finora mi assesterei sull'8.9, allora, visto che vediamo sto Pokémon, dai. L'uccello di Twitter! Che cosa? È un mini avvoltoio! Notare però la similitudine, di ora che ci penso, di un Pokémon di quarta generazione, quell'uccello lì con la nota in testa. È molto simile a questo Fakemon. Nintendo, non è che prendi le idee dai fine game Pokémon? No, vero? Ah già, giusto, dimenticavo, le poche idee che non prende dalle hack le prende da Final Fantasy o da Chrono Trigger. No! Una palma! I want that fudge packer eliminated. Porco c***o, un allenatore che mi sfida a penesco. Cosa? Ma quello è quel pagliaccio che gira gli incubi. No, non quel pagliaccio, è Pennywise di It di Stephen King, ve lo ricordate, no? Che scroppata, ma dove cazzo è il mio Pokémon? Ma che cazzo è che
sotto. Difatti, quello è Pennywise, è It. Che cosa? Ma no, ma... Pure il Pokémon ha creato sua immagine e somiglianza. La sua immaginina e somiglianzetta. Clown. Che c***o di un fakemon è? Che porco m***o di un Pokémon è? Beh, la sprite non è male, anzi, per carità, è bella. Niente male per il 2004. Mi ha fatto prendere lo spavento. E ha un altro Pokémon, un altro. Cioè, ne bastava uno al primo incontro. Due dovevo usarne. Proprio mi vuole male il creatore di Stack. Che sì, molto probabilmente è Mr. Mustard. Lo stesso che ha fatto What the Fuck Talking Cactus. Aveva la passione di fare queste hack molto strane. E aiutò anche di Prism ad aiutarlo a fare Prism stesso. Poi si sono aggiunti anche a qualche momento. Vabbè, storia, ma che cosa? Cosa? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh yeah! It's over 9000! Una quadrupla textbox buggata, signori, questo è un record! Quadrupla textbox buggata, questo è un record! Ma no! Ma non puoi farmi queste cose, Mr. Monster! Vabbè che questa hack è incompleta, però... Mio Dio, almeno controllare i primi 5 minuti di gioco, almeno quello! Accendiamoci alla fine di sto percorso. Ok, questa hack scende sull'8 punto qualcosa, direi. Ah già, giusto, mi dimenticavo, questo video in poi dovevo dare solo un giudizio bello brutto, visto che la gente di oggi se frega un c***o sa anche solo vedere Stack piuttosto che giocarla, quindi vogliono sapere solo bianco o nero, o forse grigio, o forse... You spin me round and round, round, round like a motherfucker. No, no, che bello script. Sì, c'è uno script simile anche in Pokémon Dark Energy, più anni più tardi, quindi ha fatto abbastanza sì, la cassa un po' glitchata, ma d'altro canto Metanet. Cosa c***o è un Metanet? Ah, tipo le gabbie per catturare i Pokémon come il rosso fuoco, il rosso cuoco di Start. Cosa? Ma che... Esco dal market e riesco fuori da un'altra porta. Questo è un warp sbagliato. Ma dai, è un warp completamente ciccato. Cioè, entri da una parte e esci dall'altra. Bella questo ambiente, eh? Che... Cosa? Ma che cosa? No! Non è possibile, mannaggia la m***a. Ma puttana, queste hack fatte col f***o. Non si possono fare queste hack fatte col f***o. Hack fatte dal f***o. Senza le maiuscole, senza i porti, senza i warp giusti. E adesso sono finito a Olivinopoli, completamente a rando. Eppure gli eventi sono quelli originali di oro. No! No! Così parla a partire, almeno controllare i warp. Mio Dio, che erroracci, che erroracci, ma almeno controllare i warp. Non era possibile, non era possibile, no, a quanto pare non era possibile. Guarda, mi sono catapultato magicamente a Johto. Wow. Oh, cavoli. Mio Dio, direi che è ora di finirla con questa recensione e passiamo direttamente alla valutazione. Oddio, qui infatti è incompleto, vabbè. Allora, passando alla valutazione, alla grafica, è più che buona per una hack del 2004, molto ispirata anche a Pokémon Rubino e Zaffiro, che erano usciti da pochi anni. Bene gli eventi, bene l'idea, bene la touchscreen. Quello che non funziona sono quei piccoli errorini che si trasformano in erroracci, tipo warp e quelle cose lì, che danno i loro fastidi. Poi ovviamente essere catapultati a Johto nei primi 5 minuti di gioco senza possibilità di tornare indietro, e allora il mio giudizio è... Is that really the fastest you can play, you worthless, hiney fuck?